ragazzi, benvenuti qui in questo nuovo video. Siamo tornati oggi dopo parecchio tempo su GTA 5. Non su GTA 5 normali, ma perché oggi ci andremo a fare una partita su GTA Online. C'è un motivo per cui adesso io andrò a farmi una partita su GTA Online. Perché più avanti, già la settimana prossima, probabilmente da dicembre, anche perché questo probabilmente lo vedrete settimana prossima, quindi da dicembre inizierò a portare un po' di più GTA Online. Voglio portare un po' di più GTA Online, appunto. Voglio iniziare a portare sul canale almeno una volta a settimana, se ci riesco, se tutto va bene, un deathmatch su GTA Online. Deathmatch, diciamo, tendenzialmente, poi anche magari, che ne so, qualche gara, last man standing, catture, tutti gli eventi online che si possono fare, insomma, su GTA 5 online, appunto. Quindi, allora, intanto andiamocene dentro GTA Online e ci buttiamo così nella mischia. Perché, allora, io calcolate che non gioco a GTA Online dall'ultima volta che ho portato il deathmatch insieme ad un mio amico, insieme a Minos95, che, se stai vedendo questo video, dovremmo rifarlo prima o poi. Avevo portato un paio di deathmatch, si parla di 7-8 mesi fa, quindi io non vado a GTA Online da quel periodo, quindi non ho idea di dove cazzo la rola sia messo. Vediamo un po' che cosa, dove siamo sbattuti nella mappa e troviamo immediatamente qualcosa da farci. Vi stavo comunque dicendo che voglio portare dei deathmatch che sono, vabbè, a squadre o singoli, questo poi dipende dalla casualità, come si organizzano, e a tempo, sarei propenso a farle a tempo da 10 o 15 minuti e non magari ad uccisioni, però vabbè, questo ovviamente se li ospito io posso scegliere tutte queste cose, altrimenti ci aggrediamo a qualche altra partita. Giusto comunque, ragazzi, per tagliarcela un po' di più, per portare qualcosa di diverso. Adesso, se ci fa il gran favore di caricarci GTA Online, saremmo molto contenti. Ok, signori, sta zoomando. Dove cazzo siamo? Perché siamo qui? What the fuck? Perché siamo qui in mezzo ai mulini a vento? E vedi che il giornaliero, raga, porca miseria, da quanto, come sono messo armi? Sto messo benissimo. A soldi? C'ho 4 milioni e mezzo, not bad, siamo milionari, questo è importante. Il nostro rango 100, siamo a 138, è vero. Allora, aspetta un attimo, dove minchia siamo sbattuti? Qui in fondo, ok. Allora, ovviamente avranno messo un sacco di gare, in più le gare, diciamo, me le ero fatte tutte. Allora, probabilmente potrei fare anche nei deathmatch, pure nelle gare, portarmi queste che ho creato io. Ho creato un po' di gare, un po' di deathmatch. Ok, va bene, queste si vedranno. Allora, fammi ricordare, con Select mi pare che ho completato tutti i colpi come leader. Ok, GTS, incarichi giornalieri, partecipa a una cattura GTA, esegui un'acrobazia folle, uccidi un giocatore rilevato. Vabbè, raga, volendo se potrebbero fare questo, però sinceramente adesso non mi va, perché mi voglio solo fare delle cazzate. Voglio solo farmi cazzate. Allora, aspetta, intanto, ehi, quanti cazzo dei cosi c'ho? 6 chilometri, ma questi sono scemio. Raga, io non mi ricordo niente, devo andare a rispolverare qualcosa. Allora, tre garage, diciamo che mi risultano. E tecnicamente mi risultano che tutte e tre sono pieni di veicoli, non mi ricordo che veicoli, lo scopriremo adesso, andremo a vedere qual è il problema. Ci vediamo quando arriviamo al primo garage, dai. Ok, siamo arrivati. Che cazzo le gara? Ah, ho capito, allora, a me pare che questo probabilmente sia il garage dove io tengo le moto. Mi viene da pensare. Vediamo un po'. Raga, non mi ricordavo, io mi ricordo. Cioè, è passata una via da quando ho fatto questi garage, i tempi dei colpi, quando erano usciti le rapine, quindi calcolatevi. Oh, ok, sì, c'avevo le moto. Allora, c'ho un faggio arancione, il faggio aranciante, c'ho la motocross, c'ho la diciamo Harley Davidson,
c'ho la cosa. Questa che cazzo di moto era? Era la Kuma, mi pare. No, questa era la Kuma. Quell'altra che cazzo di moto è? Vabbè, raga, non mi ricordo i nomi. E c'ho il quad con le ruote a dollaro. Ok, a posto, ok. E mi pare che qua ci ho tenuto pure le biciclette. No, non è vero mai. Mi fai uscire, grazie. Vai, alza sta serranda, Kiku. Ok. Allora. Veicolo personale, io sono andato qui? Sì, ok. Quindi adesso dobbiamo andarcene a Sudshamo Est, 3 km e mezzo per arrivare, ci vediamo quando sei arrivato lì. Dai! Forza! Uno fuori. Ehi, bam! Mike Tyson, mena! Mena, distruggilo, mortacci tu, vogliono fargli svegli questi. Ciao belli, ci si vede. Ma tu guarda, uno deve fare cose tranquille. E invece. Raga, guarda quanta roba ci sta. Quindi ok, mi fa piacere che comunque c'è sempre tutto questo movimento su GTA, in modo che almeno quando veniamo. Ok, almeno quando veniamo a farci. Veniamo a fare i deathmatch. Sappiamo che c'è parecchia gente a disposizione. Allora, lasciamolo parcheggiato un attimo qui nel vicolo. Questo è l'altro garage. Il secondo garage che ho comprato, vediamo un po' che cazzo di vicoli c'ho dentro. Mi pare che dovrei avere tutti i vicoli secondari. Perché i primi stanno nella casa. Quella a Del Perro. E infatti qui abbiamo tutti i nostri vicoli secondari che sono sempre 4 e 4, 8. Ce ne potrebbero andare 10, però ce n'ho 8 perché gli altri. Ah, ok, la buffalo quella nera va qua. Allora aspetta, raga. La buffalo nera me la metto. Me la poso un attimo, la metto in garage così adesso che ce ne andiamo alla casa del perro ci prendiamo un'auto un po' più ignorante, perché mi ricordo che a questo punto mi ricordo che là c'ho tutte le macchine primarie e qua c'ho diciamo tutte le macchine secondarie che erano quelle che inizialmente erano primarie quando avevo cominciato il gioco, quando avevo cominciato GTA Online, che i soldi insomma si faticava a farli. Questa macchina, questa è la Buffalo de Franklin, l'ho fatta appositamente per i colpi, tutta blindata. Questa ai tempi, regà, andavo a fare le missioni con questo, guarda che spettacolo. Best pickup. Questa qua perché questa è spettacolare. Qua c'ho la Charger. Poi c'ho questa qua che l'ho fatta tipo la macchina di Paul Walker in Fast and Furious, mi pare il 7. Poi la cosa. Questo qua è uno dei primi vicoli che ho comprato e modificare, raga, questo è veramente spettacolare. Poi qua c'è stata quest'altra che se poteva modificare così. Ok, dai, andiamocene allora a quello alla casa del perro, alla casa, così almeno ci prendiamo un'auto un po' decente. Prima però, qui vedo che ci si può divertire. Quindi andiamoci a divertire un po'. Carabina speciale che dovrà avere cromata più. Signori, non c'è nessuno qui. Ma muori. Oh, raga, sono tanti. Oh, minchia, fermi un attimo. Guardalo, il camper di merda. Tu? Te la vuoi svignare? Questo pure, ce n'è uno qui sotto, lo devo visualizzare. Morto. È vero, questo l'ho gambizzato. Ok. Col cecchino si muore, però. Ok, morto. Sanno che sono qui, morto. Che sei sopra? No, sta qua dietro. Dai, motherfucker! E minchia, in due, oh! Mortaggi loro! Guardalo! Guardalo che merda che
Oh, visto. Brutto, maledetto. Mortacci tua, ma muori. Oh, questi ti sparano, mi sa, quei cecchini, eh. Andiamo a andarcene di qua. Guardalo. Mi sparano. Mori. Non riesco a identificare questo, regallo. Ok, stava a salì. Ok. Spawnano da qua, quindi. Ho visto i proiettili, ma non riesco a identificarlo. Dove cazzo sta? Quando ci facciamo un po' di soldini, anche se non sono tantissimi, però. Ok, attacco banda completato. Con un po' di difficoltà, però l'abbiamo completato. Ok, 30 uccisioni totali. 13 colpi alla destra, quasi alla metà, mi fa piacere. Nonostante siamo morti un po' di volte, però ci siamo riusciti, dai. Siamo riusciti comunque. Mi devo riprendere la mano, perché ovviamente, essendo 8 mesi che non faccio deathmatch, non faccio questi tipi di sparatorie, è un po' un casino. Allora, la nostra directions era quella di andare al Deterro Hits Apart. Siamo a 3 km. Levo la radio. Vabbè, io la metto, tanto mo taglio. E ci vediamo quando sono arrivato là alla casa, dai. Ok, siamo giunti. Siamo giunti, eccoci qui alla nostra bella casetta. Parcheggiamo qui la Bravado Gantlet. Mettiamo via l'arma. Ok, andiamo qui, questa è la casa principale, la prima casa che ho comprato, la prima unica casa che ho comprato. Bene, perché era quella che costava di meno e aveva 10 posti auto, quindi. Appartamento di lusso. Oh, ecco qua. Manca una macchina, perché? Beh. Ok, allora qui avevo questo hot rod, che ai tempi l'avevo fatto tipo slitta, perché tipo slitta del Babbo Natale, perché ci avevo comprato la slitta del Babbo Natale, me l'ho comprato. La Massacro, la Jester, la Turismo, la Bacca, la Zentorno, qui la Corvette Stingray, lì c'è la GTR che ai tempi, mi sa pure adesso, comunque si prende a gratis, l'avevo fatta questo oro così spettacolare, e poi qui la prima auto, quella che trovi, che ti puoi prendere, mi ero preso la Sabre Turbo, fatta così. Ok, le biciclette stanno qua. Che biciclette, c'ho da merda. Mountain bike, BMX. Ok, vabbè, sono macchine un po' da tamarro. Ok, ok. Non manca nessuna auto qui. No, boh, no, raga, non mi ricordo. Ma probabilmente no, perché allora le altre l'avevo spostate, poi tutti sti garage. Vabbè, dai, a canna. Andiamocene sopra, signors. Oh, la bella casettina. Bella casetta aggressiva, ci beviamo del particolare. Che è successo? L'avete sentito pure voi? C'è stata un'esplosione. Non so che è successo. Io volevo beviamo del vino per dimenticare ciò. No, devo capire che cazzo è successo. Che bere del vino. Non è che lo rifà un'altra volta. Nori, che cosa è successo allora? Perché è esploso tutto mentre ho solo fatto un bicchiere di vino? Due. Buono, zii? Bravo, bravo. Allora, io sto vestito così dai templi dei templi. Sarebbe il caso di cambiarmi. Sarebbe il caso di cambiarmi. Che cazzo c'ho da vestire? Allora, prima di tutto, ci facciamo una bella showers. Eh? Eh? Che dici se magari mi carichi gli interni del bagno? Grazie, eh. Grazie. No, io non te vorrei disturbare, però sai come. Facciamoci la doccia.
Vabbè, basta, regà, dai. Dopo sta minchiata possiamo anche uscire, eh? Grazie, Mills. C'è mai vestito uguale? Vorrei cambiarlo, vorrei farlo un po' più aggressivo. Aspetta, ma aspetta un attimo, io so che ci stavano pure i completi salvati. Allora, fermi, inventario. Denaro non era qui. Accesso al veicolo, chat, rientro. Per mira, duratuello, ucciditi. Non voglio uccidermi. GPS, abbigliamento, no, abbigliamento. Come cazzo si fa? Ne so da qua? Modifica? Completi. No. Parti superiori completi, completi salvati, ok, big money. Sì, questa era dopo quella dei colpi. Rapami, oddio, è vero, questo era un momento abbastanza, un aneddoto abbastanza inquietante di quando facevamo le rapine, perché noi le facevamo vestite così, le rapine, con il casco da rapinieri, i guanti da pervertito, ciabatte con i calzini. Interessante. Allora, in giro com'è? Ah, beh, in giro è figo, dai. In incognito, ah ok, questo qua per fare le cose così. Summer Love. Nice bro. Che cazzo di nome, oh. Lupin, ah, vero, questo l'avevo visto, tipo Lupin. Mercenario. Nightmare. Nightmare è super figo addirittura. Perché c'è sta cazzo di cosa? Non lo so. Super figo, regà. Io direi. Perché? Ma che cazzo è tutti sti bug? C'ha il cappello in polso! Che cazzo è? L'orologio alla moda, il cappello. Ma regà, sta buggato tutto! Dietro, indietro, 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 indietro. Esci, 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 esci. Regà, mi sta buggato tutto. Guarda! C'ha il cappello come orologio, ma dai! Ma dai! Ma sei serio? E niente! Ho dovuto fare così. Grazie mille, veramente gentile. Ma adesso dobbiamo tornare alla storia, poi devo riaccedere al PlayStation Network, poi devo riandare online. Mai le cose semplici! Mai le cose semplici! Ok, ci risiamo. Ci risiamo sempre sbattuti in fregna alla luna, perché? Io mi chiedo perché. Perché siamo di nuovo qui giù? Siamo di nuovo qui. In fregna alla luna. Ah, dove avevamo fatto la cosa? Vabbè, raga, niente, in pratica non mi posso cambiare. Benissimo. Bastavate che me lo. Cioè, bastava dirmelo con calma, con le parole normali. Allora io sai che ti dico, aspetta, ho fatto un macello. Prendiamo il nostro bel telefono, ma vai a fanculo. Chi sei? Prendi questi veicoli, mamma, che veicolo devo prendere? No, vabbè, muori. Contatti, questa è tutta gente inutile. Fufu, l'amaro, ok, Martin, meccanico. Allora, del perro, sabre, cocchetto, zenturno, rat track. Regà, mi piglio la cocchetto classic. Sbrigate. Dove me la lasci? Oh, qua dietro, morta, esci tua. Eccola qui, bestiale. Troppo bello, regà, sta macchina, troppo bello. La Invero Coupe Coquette Classic Sportive Classic, ok. Allora, lì vedo che c'è un bel tizio. Con la macchina segnata. Se no, vabbè, Gesù Cristo, stai laggiù, ma vattene a fanculo. Non ci arrivo, non ci vengo mai laggiù da te. Ma mai, Leo starà. Bellissima. Allora, troviamoci un attimo, magari qualche altro attacco banda da fare. Io, ragazzi, ho 35 minuti che registro, ma non so in realtà quanto video avete visto fino adesso,
Non so quanto video avete visto fino adesso, perché la qua ce n'è una, ma già l'ho fatta. Quindi direi anche di no. Ok, perché? Perché? Perché io vado su Trevor e mi ritrovo in seguito dalla polizia? Cioè, veramente, dai, non può essere una cosa del genere. Mani mortacci, ostra. Male, levati. Allora, comunque, volevo però fare qualche altra cattura così, ma si era fatta notte, gli attacchi banda, cioè non si potevano fare più. A quanto pare erano spariti pure quelli dove sapevo che c'erano, non ti ripariava. Quindi niente, ho deciso intanto di uscire, andare su Trevor, però siamo in seguito alla polizia, ovviamente, totale. Uno voleva fare le cose tranquille, invece mai. Quindi adesso, che discriminazione. Come non c'è violenza? Ah, vabbè. Lo dici tu? Io li vorrei fare zompa per l'aria, ma come faccio? A parte che non c'ho neanche la cosa. Guarda lo figlio di puttana. Aspetta, un pezzo dritto. Ok, è morto quello. Morto anche lui. Dai che eri morto per forza, raga. Sto andando alla cieca io, eh. Raga, io sto prendendo strada e giusto andando completamente a caso. Ok, qui sono andato un po' meno a caso, sono andato più a culo. Volendo là si poteva scappare bene, ma devo lasciarla. Raga, dove tiene l'elicottero? Portacci vostra! Ma leviti! Qui siamo i pizzi che stisce chiodate. Ciao bello, ci si vede alla prossima. Gira qui a destra. Ok, raga, alla fine vedi, la tu vedi che si trova sempre in seguito dalla polizia, ma non è possibile, ma... Ok, ci mettiamo qui ed attendiamo. Intanto io vi faccio i saluti finali. Quindi, con Trevor sul suo pick up qui nei binari della metropolitana. E vi lascio un like, un commento, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo. Ci hanno visto. Come ci hanno visto? È impossibile che ci vedano, raga. Cioè, è collaudato questo posto, eh. Strano, veramente strano. Vabbè, comunque, ci vedremo in Deathmatch Online, come vi avevo accennato all'inizio video. Ci vediamo noi. Un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.